Mi chiamo Veronica Jacopo Lebani, sono una canoista, sono un'atleta, ho 20 anni e tra poco parteciperò alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro. Mi chiamo Yoko perché è un nome giapponese che significa bambina solare, positiva ed allegra e mia madre, che è buddista e innamorata della cultura giapponese quando ero piccola, ci teneva a darmi un nome con questo significato. Prima dei 15 anni ero una bambina normalissima, molto vivace, però una tipina tosta e facevo un sacco di cose come fanno tutte le ragazzine. Sognavo di fare la ballerina. Oltre al canoa mi piace andare a ballare, non lo so, ascoltare musica, combinare un po' di tutto, uscire. Boh. Come tutti i ragazzi ormai, solo che i ragazzi ormai non fanno canoa, vanno a scuola o studiano. Io faccio canoa e dopo faccio tutto il resto. Il 27 aprile del 2011 ero a casa di mia mamma. E ero a cena con cioè c'erano dei miei amici a cena, stavamo mangiando una pizza così, stavo bene, mia mamma non c'era. Quando li ho salutati, ho detto, mi ricordo che stavo aprendo la porta di casa e faccio ho delle fitte tipo alla spalla o dei punti dietro il polpaccio. Ho detto che strano, e loro mi fanno boh, magari tipo crampi, però mi sentivo che avevo un dolore tipo un po' diverso, non il solito dolore muscolare. Nel chiudere la porta, dopo 2 minuti è arrivata mia mamma, io avevo sempre questi dolori. Quando è arrivata a casa, nel sedermi sul letto, mi sono sentita proprio una vampata di caldo e ho detto c'ho la febbre. Sembrava una febbre normale, no? Perché sai, primavera ci sono mal di gola, però era molto alta, 40, non scendeva da 40 e poi soprattutto lamentava dei dolori alle braccia e alle gambe. L'ho portata all'ospedale, all'ospedale al momento non l'hanno riconosciuto e lei giustamente diceva cosa mi è successo, non ha mai perso conoscenza. Questa malattia è terribile, non bisogna arrendersi perché fino alla fine la puoi vincere. Quindi non bisogna lasciarsi andare e lei non si è mai lasciata andare. Io ho avuto una meningite batterica fulminante di tipo C, che è dovuta a un batterio, il meningococco, che una volta che tu lo respiri, in pratica causa delle reazioni dentro il corpo, che sono quelle di autosalvarsi e quindi tutto il corpo decide di portare tutto il sangue agli organi principali, no? Quindi al cuore. E poi lascio un sacco di cicatrici tipo ustione perché manca sangue ed è un'ustione dall'interno verso l'esterno, quindi è molto profonda. Quella è la parte più lunga. Poi sono i 3 mesi in cui sono stata a Verona per cercare di sistemare, nel reparto proprio grandi ustionati, per cercare di sistemare tutta la pelle, tutta la parte fuori. Trovandomi all'estero, appunto quando si è iniziato a ipotizzare che fosse meningite, ovviamente internet la fa da padrone, quindi è iniziata una ricerca perché non sapevamo cosa fosse. E a quel momento ho visto tutte le conseguenze che poteva avere questa malattia e mi sono spaventato, allarmato, meningite, ho detto vabbè, se in ospedale, sotto controllo, sarà una cosa curabile. Invece praticamente la devastazione che si crea all'inizio poi è difficile da far rientrare e quindi lascia dei danni. Il momento più difficile è stato l'amputazione, anche perché non l'hanno avvisata. Lei me lo diceva, come faccio ad andare a posto con queste mani che erano completamente nere, anche i piedi erano completamente neri. Però quando è tornata su, lì è stata difficilissima. Nello svegliarmi non mi avevano fatto abbastanza anestetico, non lo so, antidolorifico, e mi sentivo tipo le mani che mi bruciavano, le dita, ho sentito che mi faceva malissimo, no? E non capivo perché.
allora passano gli infermieri e faccio: ah, sto urlando le dita, mi vanno a fuoco, aiuto! Così, perché poi avevo incoglionita l'anestesia, quindi figurati: aiuto, mi fa malissimo! E questo infermiere mi fa: ah, ma non lo sai che te l'hanno tagliate? Faccio: scusa. Non lo sapevamo neanche noi, eh. Cioè, certo, eravamo preparati, lì è stato molto difficile, diceva io cosa dico adesso, dura, dura, dura. E poi dopo il primo mi fa: ma dovevamo farlo? Gli ho detto: ho capito, non potevi avvisarmi prima, cioè mi sono svegliata così. E quindi lì sono stati un paio di giorni un po' complicati, però vabbè, è andata. Sono stata in ospedale in tutto questo, 4 mesi, cioè le mie giornate in ospedale erano una palla. Mi dava già una soddisfazione riuscire a dormire, no, qualche ora, perché... E quindi se non dormivi aspettavi il mattino, perché così almeno mi facevano l'anestesia totale per riposarmi un po' e per la medicazione. Tutti i giorni che mi dicevano della probabilità di sopravvivenza e non è mai stata sotto l'80, cioè l'80 di morte e 20 di sopravvivenza. E io rispondevo sempre alla stessa maniera, ditemela anche una, tanto io punto sull'una. A volte perdevo la speranza, però ripartivamo. Quando ero in ospedale i miei genitori avevano due compiti ben separati. Con la mamma mi lasciavo andare, fai fare le coccole tutto il giorno. Invece il papà doveva farmi vedere, mi diceva: che cazzo piangi, tipo, no? E quindi non serve a niente piangere. Ho capito, ma se c'ho voglia di piangere, scusa. E poi, vabbè, mio papà era quello che si inventava di tutto da fare. Dall'aperitivo la sera con gli infermieri in camera mia, il barbecue per farmi mangiare qualcosa. Aveva fatto nel parcheggio dell'ospedale, sul camion, aveva messo il barbecue sul camion del suo lavoro, con l'operaio mi aveva fatto la grigliata e poi me l'aveva portata su, me la faceva passare, insomma. Quando è stato il giorno di uscire dall'ospedale, lei si è spaventata perché dice: io adesso affronto tutti i miei amici, che nessuno l'aveva vista perché non si poteva venire in rianimazione. E dici: vabbè, c'ho voglia di uscire, c'ho voglia di uscire, poi una certa devi uscire davvero e ti rendi conto di quanto sei trasformato, no? Adesso arrivo a casa, devo incontrare tutti i miei amici che comunque non mi hanno visto per 4 mesi, non sanno bene tutto quello che è successo, non so quante informazioni gli sono arrivate da genitori vari o cose del genere, quindi boh. E allora ci ha detto: non voglio vedere nessuno, torno a casa, poi quando mi sento rivado a scuola. Però i ragazzi non li fermi. In piazza quel giorno c'erano tutti i miei amici, ma non lo sapevano, no? Quindi hanno bloccato la macchina, sono andati su: ciao, vero? E lì infatti poi è passato tutto per il panico, perché non me l'hanno fatta pesare. Io per tranquillizzare ho sempre detto che sarebbe ritornato tutto come prima e avremmo fatto di tutto per ricostruire quello che questa malattia si era presa involontariamente. Aveva 15 anni, adesso siamo tutti bravi, la vediamo cresciuta e quindi ci siamo anche un po' dimenticati di queste cose qua. Sicuramente era ancora in una fase dell'adolescenza importante e anche difficile, una trasformazione del corpo così in quella fase non era né troppo piccola né troppo adulta per capire. E poi Veronica era talmente bella che comunque lo è ancora, quindi non lo so, non me la ricordo neanche com'era prima, se non guardo un video, però per me è ancora uguale, non noto niente di diverso. Lei ha fatto in modo che fosse tutto uguale, perché non si è mai abbattuta o comunque non l'ha mai dato a vedere, quantomeno. Poi sicuramente ha avuto le sue turbe interiori, i suoi pensieri. Subito dopo l'ospedale, in realtà dopo un mese, sono andata a New York per la maratona, ma perché
c'ero già andata prima della malattia perché mio papà aveva già fatto la maratona di New York. L'ho fatta anch'io, spinta in carrozzina, che ero comodissima, è stato proprio bello. Poi si passavano tutti gli amici, avevano tutte le felpine, we run for Veronica. Non mi ricordo se ho pianto proprio, ma c'avevo la lacrima proprio con tutto l'occhio che mi aveva diventato il doppio, in pratica patinato di lacrime. È stata sicuramente l'inizio di dire posso farcela. Posso farcela, da lì è scattato tutto un meccanismo legato allo sport che Veronica prima non aveva, si è ritrovata a fare quello che sta facendo oggi. Io abito vicinissimo al fiume, non potevo stare tanto in piedi, ho detto che faccio? Di sicuro non mi rimetto a ballare così subito e quindi mi sono avvicinata al fiume, sono scesa la prima volta e il presidente che è stato il mio allenatore per un po' di anni, Renato, mi ha guardato e ha detto bene, adesso cosa fai te con queste manine, ti metto in barca, dove vuoi andare tipo, no? Quando l'ho vista sulla canoa, devo essere sincera, io ero terrorizzata che prendesse qualche altra infezione o che le succedesse qualcosa. Quando l'ho vista in acqua, che comunque in quella fase era ancora, si muoveva molto piano, e fluttuare nell'acqua era un senso di liberazione per me, immagino per lei, quindi sentirsi sul fiume pagaiare come gli altri era una cosa. Per me, io la vedevo come la canoista perfetta, quindi non c'era più disabilità in quel momento, non c'era e non me l'aspettavo che lei potesse far canoa, sinceramente. Per me stare in canoa è l'autonomia, l'indipendenza, la libertà che senti quando sei sull'acqua, sei proprio in un mondo a parte, quindi è quella sensazione di libertà che cerchi. Sono Stefano, sono ragazzo di Veronica, ci frequentiamo da 4-5 mesi, il rapporto è intenso, almeno da parte mia. I suoi occhi mi hanno colpito tantissimo dalla prima volta in cui l'ho vista, di sicuro. Ci siamo conosciuti al fiume, tanto per cambiare, dato che non ho una vita oltre al fiume, sono sempre al fiume, vabbè, lui aveva insistito per vederci, per organizzare una cosa di canoa per una festa, così, vabbè, ci stava già provando. E a settembre andrà a Rio per le Paralimpiadi, io sono molto orgoglioso per lei. Guarderò le gare sicuramente, anzi se riuscirò andrò anche in Brasile. Allora quando è che parti di preciso? Penso il 6 o il 7 di settembre. Ah, non te l'ho detto, ho regalato i biglietti a mia mamma, a mio papà e ai miei cuginetti, no, dovevi vedere come erano felici. Sì. E magari vengo anch'io. Adesso vediamo, non che so. Ci pensiamo, non so se ti regalo il biglietto a te però. Vabbè, ma almeno mi guardi se non vieni a Rio. Boh dai, cioè, lavoro, poi c'è un po' di cose da fare. Ecco. Poi sai, me la canoa non è che piace tanto. Ti perdi pure la mia gara. Sì, no, dai. Certo che la guardo, ah, dai. Ok, grazie. Figurati. Io ho preso 15 biglietti. Proprio alla grande, un po' li ho dati a mia mamma e alla famiglia. Il resto i biglietti lo vedremo. All'allenatore, uno amica, uno a Stevie. Poi vediamo. Non lo so, dai. Metti fare come un matto e piangere anche se perdo, anche se vinco. Hai capito quello che faccio io? I 200 metri. Brava. Brava. In K. Cosa? Kayak. Sono brava. Categoria? Categoria K. L? L. 1, 2 o 3? Sono le possibilità. 1. No mamma. No, 3.
E vabbè, non si può sapere tutto. Vabbè, c'è ragione. Quanti? Olimpiadi una. Olimpiadi una, per fortuna. Adesso seconda, in pratica è già quasi fatta. Ok. Cioè, oddio, che sfiga che mi tiro adesso. Minimo muoio prima di Rio. No, allora, non bisogna mai mettere mantra negativi. Noi a Rio andiamo sul podio. Poi ci andremo anche a fare una passeggiata. Ma tu capisci che io sono sportiva, non puoi dire quelle cose qua. No. Portano sfiga, non no, si può allora dire. La sfiga non esiste. Mamma, sì che esiste, no, te lo dico no, io. No, assolutamente. Esiste solo la fortuna che uno si cerca. Se la sfiga capita agli altri, a quelli che ci credono. Tu devi fare una gara a Rio, cioè non so se hai presente. No, non ce l'ho presente, se ce l'avessi presente mi starei cagando molto più addosso. Sei in forma? Sono in forma, ma dato che sono in forma lo so, sono sicura, quello che farò farò, però ci proverò al massimo. Ovvio che quando sarò lì davanti alla partenza mi cagherò addosso, però so che ho lavorato bene tutto l'anno, quindi... La preparazione adesso è intensissima, ormai siamo, manca pochissimo e quindi mi sto preparando a livello di testa soprattutto e abbiamo fatto tanto tanto lavoro tutto l'inverno, adesso negli ultimi preparativi estivi sulla velocità, su quello proprio in visione di Rio e quindi sono pronta. Rappresentare l'Italia è una grande responsabilità, però spero di averlo fatto il meglio finora e naturalmente se sentirò l'inno di Mameli a Rio sarà tutta un'altra emozione.